Un'altra grandezza elettrica fondamentale è il potenziale elettrico, o chiamato anche tensione elettrica, oppure semplicemente tensione. Abbiamo detto che una corrente elettrica è data da un movimento di cariche. Adesso per far muovere delle cariche elettriche bisogna fornire loro dell'energia che le possa mettere in movimento. Vediamo l'origine di questa energia che noi possiamo fornire alle cariche, che possono possedere le cariche, come viene appunto utilizzata per determinare la circolazione di corrente elettrica. Per fare questo partiamo da una considerazione di tipo generale. Sulle cariche elettriche agiscono forze di natura elettrica che nella zona di spazio in cui sono presenti queste forze, si dice che è presente un campo elettrico. Un campo elettrico è generato dalla presenza di cariche elettriche in una zona dello spazio. Quindi descriviamo questa situazione, ad esempio, indicando un corpo, possiamo immaginare un piccolo solido, dove sono accumulate cariche positive in eccesso, cioè in numero maggiore rispetto alle cariche negative. Queste cariche elettriche positive presenti in questa zona di spazio determinano un campo elettrico che per convenzione ha una direzione che dalle cariche positive. La direzione del campo elettrico per convenzione va dalle cariche positive verso le cariche negative che sono state, diciamo, allontanate dal corpo per avere appunto l'eccesso di carica positiva presente. Per definire il potenziale elettrico si parte dall'energia potenziale elettrica. Che cos'è l'energia potenziale elettrica? È l'energia posseduta da una carica elettrica posta all'interno del campo elettrico. Come la possiamo definire? E un po' possiamo fare un'analogia col campo gravitazionale, quindi con l'energia potenziale di tipo gravitazionale, che ci può aiutare per comprendere il fenomeno. Partiamo da una condizione iniziale di una carica elettrica che non possiede energia potenziale, dovuta alla presenza del campo elettrico schematizzato. Per ipotizzare questo, noi possiamo supporre che la carica elettrica inizialmente si trovi a una distanza infinita dal corpo carico che sta generando il campo elettrico che noi stiamo esaminando. Quindi supponiamo che questo tratteggio indichi la distanza infinita e indichiamo una carica elettrica, supponiamola anch'essa positiva, una carica elettrica Q di valore Q, carica elettrica positiva appunto a distanza infinita dalla sorgente del campo elettrico. Quindi per definizione la sua energia potenziale elettrica in questa posizione, che indichiamo con la lettera U, sia uguale a 0 in questa posizione iniziale. Adesso immaginiamo di spostare questa carica elettrica, facendogli seguire un qualunque percorso, in una posizione finale, quindi diciamo il moto della carica sia stato questo, e una posizione finale, diciamo un punto P nel quale noi portiamo la carica elettrica positiva da distanza infinita. Adesso viene definita l'energia potenziale elettrica che energia potenziale elettrica posseduta dalla carica Q, che da distanza infinita è stata portata a distanza nel punto P all'interno del campo elettrico,
punto P viene definita come uguale al lavoro compiuto dalle forze del campo elettrico L per portare, chiamiamo questo lavoro L maiuscolo, per portare la carica Q, abbiamo detto da distanza infinita, quindi a questa L aggiungiamo un pedice, il segno di infinito, l'energia potenziale elettrica sarà pari quindi al lavoro compiuto dalle forze del campo all'interno del quale la carica elettrica Q viene spostata da distanza infinita fino al punto P, cambiato di segno. Per capire la variazione di segno, possiamo pensare appunto che la carica positiva che dall'infinito viene portata a una distanza, a un punto P, a distanza minore, quindi dal campo, dalla sorgente del campo elettrico, quindi il campo elettrico, vedete la direzione della forza, tende a respingere cariche positive, quindi per andare dall'infinito fino al punto P, il campo elettrico sviluppa un lavoro che è negativo, perché il movimento della carica è contrario a quello che naturalmente sarebbe ottenuto per l'esercitarsi della forza del campo sulla carica stessa. Quindi il cambio di segno riporta il valore dell'energia potenziale posseduta a questo punto dalla carica nel punto P a un valore positivo. Infatti la carica positiva Q posta nel punto P, se noi la lasciassimo libera di muoversi, lei sotto l'azione del campo elettrico che la respinge, la riporterebbe verso la distanza infinita, quindi partendo da un'energia potenziale maggiore verso un'energia potenziale minore. Questa è la definizione dell'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico, che ha un nome simile, però rappresenta l'energia potenziale elettrica posseduta dall'unità di carica, quindi il potenziale elettrico, quello, la grandezza che noi vogliamo definire, o tensione, semplicemente tensione elettrica, o più semplicemente tensione, che indichiamo con la lettera V, in questo caso una V minuscola, posseduta dalla carica, dall'unità di carica nel punto P, che possiamo indicare qua con un P minuscolo, è dato dall'energia potenziale elettrica nel punto P diviso appunto il valore della carica elettrica Q. Questa la definizione del potenziale elettrico o della tensione in un punto. Vediamone l'unità di misura. L'unità di misura di V, quindi è dato, vedete, è energia potenziale diviso carica elettrica, quindi l'energia misurata in joule, la carica elettrica misurata in coulomb, e a questa viene dato il nome di volt, che ha simbolo una V maiuscola, e il nome appunto volt, ricordatevi di scriverlo minuscolo. Più che il valore assoluto del potenziale elettrico della tensione, a noi in un circuito elettrico interessa la differenza di potenziale fra due punti. Questo perché appunto abbiamo detto che una corrente elettrica data dal movimento di cariche elettriche deve essere necessariamente fornita dell'energia, cioè le cariche che si muovono per formare la corrente devono avere l'energia necessaria per farlo. Quindi, per correnti che convenzionalmente sono fatte da cariche positive, l'energia necessaria
necessaria nel nostro circuito sarà data da una differenza di potenziale positivo dal punto di partenza al punto di arrivo delle cariche elettriche nel loro movimento, quindi si muoveranno da un punto a potenziale elettrico maggiore verso un punto a potenziale elettrico minore. Facciamo una schematizzazione di esempio, supponiamo che questo sia un tratto di un certo conduttore, noi consideriamo due punti del conduttore, una A, un punto A e un punto B. Supponiamo che la nostra corrente convenzionale, quindi formata da cariche positive, si muova da A verso B. Noi avremo che la differenza di potenziale tra punto A e il punto B che indichiamo con la VAB sarà data appunto dalla differenza fra il potenziale del punto A meno il potenziale del punto B. E questa è appunto la differenza di potenziale. E affinché la corrente convenzionale formata da cariche positive vada effettivamente nel verso indicato dalla freccia, dobbiamo avere che la differenza di potenziale fra A e B sia positiva, cioè A si trovi a potenziale maggiore del punto B. Nel nostro circuito, poi, questo fatto, questa definizione di differenza di potenziale la indicheremo con una coppia di segni più e meno, assegnando il più al punto a potenziale maggiore, il meno a quello inferiore, è la differenza di potenziale VAB compresa fra questi due punti.